un cupcake e un uovo fritto di gelatina. Luci gommose e un pulsante YouTube. Guarda la nuova sfida reale contro gommoso nel nostro nuovo video. È arrivato un pacco! Hey! Non riesco nemmeno a immaginare di chi possa essere. Vediamo cosa c'è dentro. Wow! Non abbiamo mai visto così tante bustine di gelatina prima. E ci sono anche dei biglietti con i compiti. Dobbiamo creare diversi alimenti e oggetti con la gelatina. Ben sarà il primo e deve fare una mela. Ben sta lavorando sodo con la gelatina, la scioglie e la mescola. Aggiungi del colorante bianco all'acqua fredda in modo che la gelatina risulti opaca. E aggiungi il composto alla gelatina rossa. Sciogli in microonde. Versane un po' in uno stampo. E fai ruotare lo stampo inclinato fino a quando la gelatina non inizia a indurirsi. Questa sarà la buccia della mela. Quindi versa la gelatina fusa del colore della polpa della mela. Aggiungi dei pezzi di cioccolato, saranno i semi, e riempi di gelatina fino in cima. Riempi anche la parte superiore dello stampo a forma di mela in questo modo. Unisci le metà insieme quando la gelatina è pronta. Lascia indurire completamente. Immergi lo stampo in acqua calda per alcuni secondi. E ora puoi facilmente togliere la gelatina a forma di mela. Liscia i punti di connessione con un cucchiaio caldo. Versa la gelatina verde in uno stampo a forma di foglia. Metti uno stecchino per fare il gambo. Unisci le due metà della foglia e lascia indurire. Infila il gambo nella mela. Finalmente possiamo assaggiare la mela di gelatina! È così bella e rossa! Sembra esattamente quella della foto! Ha anche i semi! Mmm, gustosa! Ora tocca a Testa Rossa! Deve fare un cupcake di gelatina con la glassa e una ciliegia in cima! Bene! Buona fortuna! Ragazzi, dove state andando? Cominciamo! Mescola la gelatina fusa con cioccolato bianco e fondente. E versa il composto in uno stampo per cupcake in silicone. Prepara la glassa rosa allo stesso modo e versala in uno stampo a forma di rosa. Lascia indurire. Metti la rosa sul cupcake alla gelatina. Aggiungi una foglia e una ciliegia di gelatina. Il cupcake di gelatina è pronto! Va bene. Prendete la ciliegia e la foglia e io mangerò il cupcake da sola! Il prossimo compito è per Christy. Che cosa? Una fila di luci? Che sorpresa! Arrotola una fila di luci a LED. E metti la lucina in uno stampo in silicone a forma di cuore. Copri con gelatina sciolta. Lascia indurire. Crea luci a forma di cuore di gelatina di diversi colori.
È stupefacente! Christy ha facilmente risolto questo difficile compito! Ha creato delle vere luci con gustosi cuori di gelatina! Il prossimo compito è per Ben! E non fare finta di niente! Cosa c'è nella busta? È vuota! Ma Christy non lascerà che Ben si rilassi! Riempi una scatola con una miscela per calchi. Diluisci con acqua fino a ottenere una consistenza densa. Immergi un piede e uniforma la superficie. Lascia che si solidifichi. Rimuovi il blocco indurito dalla scatola. E rimuovi il piede. Il mio piede è libero! Versa la gelatina nello stampo a forma di piede e lasciala indurire. E ora arriva la parte più interessante. Cosa otterremo? Taglia con cura lo stampo e libera il piede di gelatina! Wow! Ben, che numero porti di scarpe? È un piede gigante! Testa Rossa riceve inaspettatamente il prossimo compito. Una vasca da bagno, veramente? Oh no! Tutto, ma questo no! Riempi una vasca da bagno di gelatina. A Testa Rossa piace davvero! Altra gelatina! Una doccia di gelatina! È così divertente e scivolosa! Puoi fare il bagno e fare uno spuntino! E mentre ci sei, fatti anche una maschera di gelatina per il viso! Aggiungi la glicerina alimentare alla gelatina fusa. E del cioccolato bianco. Mescola fino a quando il cioccolato non si scioglie completamente. Posiziona l'immagine stampata di una maschera facciale sotto un tappetino in silicone. Applica la miscela sul tappetino. Copia la forma della maschera facciale. Lascia indurire. Una maschera di gelatina? Nel bagno di gelatina? È davvero rilassante! Cosa può esserci di meglio di uno spuntino segreto nel cuore della notte? Friggerò un uovo! Oh no! Perché? Volevo mangiare un vero uovo! E ora dovrò mangiare la gelatina! Aggiungi 30 g di cioccolato fondente e 70 di glassa al cioccolato bianco a 160 g di gelatina disciolta. Aggiungi il colorante alimentare. E 40 g di yogurt. Versa in uno stampo e lascia riposare. Versa uno strato sottile di gelatina al latte nello stampo e lascia che si indurisca. Questo sarà l'albume. Versa la gelatina al latte con colorante alimentare in una piccola ciotola. Questo sarà il tuorlo. Taglia la gelatina marrone in blocchi e taglia gli angoli. Liscia la forma con un cucchiaio riscaldato. Metti l'uovo di gelatina e Würstel in un piatto. E cospargi con scalogno tritato finemente, fatto di gelatina verde. Le ragazze legano un coltello e una forchetta alle mani di Ben, come punizione per aver voluto abbandonare il suo compito. E ora mangia le tue gelatine!
Ma nonostante tutto, Ben si prende facilmente cura dei würstel di gelatina. Ehi, chi mi libererà? Ragazze, dove siete? La gelatina è l'unica cosa che abbiamo lasciato in casa. Ecco perché Christy e Testa Rossa stanno ordinando del cibo. Ma Ben decide di vendicarsi per l'uovo di gelatina. Andrà dal ragazzo delle consegne e scambierà il cibo normale con della gelatina. Oh no! Il vento fa volare via Christy! E Testa Rossa dovrà mangiare la pasta di gelatina con la carne di gelatina! Versa 200 g di caffè latte in 40 g di gelatina. Scioglilo nel microonde. Versalo in uno stampo e lascia riposare. Taglialo a strisce sottili per fare le tagliatelle. Taglia la gelatina di cioccolato in modo che sembri un pezzo di carne. E metti le tagliatelle di gelatina e la carne in una ciotola. Taglia le caramelle colorate alla liquirizia a forma di verdure. E mettile sul piatto di gelatina. Aggiungi i semi di sesamo. In realtà è davvero bello! È delizioso! Le tagliatelle di gelatina sembrano reali e hanno un sapore altrettanto buono! E Christy sta cercando di scappare! Ma non puoi sfuggire a Ben, proprio come non puoi sfuggire al destino! Prendi questo hamburger di gelatina! Mescola 280 g di gelatina disciolta con 280 g di budino. Aggiungi il colorante alimentare. Versa la miscela in due ciotole identiche. E lascia riposare. Versa 100 g di gelatina disciolta e 30 di yogurt in 40 g di cioccolato fuso. Versa in un contenitore. E lascia riposare. Ritaglia l'hamburger. Prepara formaggio, lattuga e pomodori con la gelatina gialla, verde e rossa. Monta l'hamburger. Rivesti la parte superiore con della gelatina fusa. E cospargi con semi di sesamo. Forse dovresti mangiarlo tu? Guarda, è così gustoso! Va bene, metà per me e metà per te. Il prossimo compito cade sulla testa di Testa Rossa mentre si prepara un caffè. Mi chiedo cosa ci sia nella busta. È vuota. Cosa potrebbe significare? Metti un cucchiaino di zucchero in 15 g di gelatina. E versaci 100 g di latte. Prepara altri due tipi di gelatina in questo modo, con cioccolata calda e latte. Versa gli strati di gelatina in un bicchiere trasparente. Lascia che ogni livello si indurisca. Capisco! Il mio caffè speciale è fatto di gelatina! Bene, avrò bisogno di un cucchiaio! La gelatina al caffè non è affatto male! L'ultima busta ci sta aspettando! E Ben tira fuori... un pulsante di YouTube! Aggiungi dello yogurt a mezzo litro di gelatina di fragole per rendere la gelatina torbida.
Taglia un triangolo dalla gelatina al latte. Mettilo in un grande contenitore per alimenti e ricoprilo con la gelatina rossa. Lascia indurire. Boom! E l'immagine di un pulsante si trasforma in un pulsante di gelatina. Oh mamma, ne ho abbastanza della gelatina per oggi. Testa Rossa è la prima ad andarsene. Anche Christy non è elettrizzata dalla prospettiva di assaggiare il tasto di gelatina. Ma Ben ama questa idea. Ti è piaciuta la nostra sfida del cibo di gelatina? Allora facci sapere nei commenti cosa vorresti fare con la gelatina. E non dimenticare di mettere il like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove sfide a sorpresa di Trum Trum!